Complimento per la chefe. Grazie. Stasera sì. Si è vestita bellissima. Grazie signora, troppo buona. Si vede che adesso arriva la primavera già. Infatti non vedo l'ora signora, con questo freddo che c'è stato. Mi dica signora, lei cosa ha preparato questa sera? Stasera ho mangiato ravioli. Ah, ravioli. Li ha cucinati lei? Con gli spinaci. Con gli spinaci. Li ha cucinati lei o qualcuno per lei, signora? No, l'ho cucinato io, vivo da sola. Io sono da sola e mangio fresco. Adesso le 3:30 mangio già. Ah, ho capito. Bene. Sei bellissima. Grazie, signora. Troppo gentile, comunque. Senti, io voglio sapere la ricetta dei cannoli. Li stiamo facendo. Quindi, ora gliela ricordo. E comunque, se segue il procedimento del signor Sebastiano, senz'altro capirà come fare. Va bene signora? Senti che lo chiedo, prego. Grazie signora. Grazie mille. Buonasera. Grazie. Ciao, sei bellissima. Grazie signora, buonasera. Ciao. Salve. Allora, vi ricordo per questi cannoli, per il ripieno, prego, è qui. Sì. Allora, per la pasta, anzi, dei cannoli, 200 g di farina, 100 g di zucchero, un bicchiere di marsala e poi per il ripieno, la ricotta, la frutta candita, cioccolato, granella di cioccolato, granella di nocciola e zucchero. Sì. Quindi abbiamo tutti gli ingredienti che vi abbiamo fatto vedere prima, ce li abbiamo qui pronti, quindi il signor Sebastiano ha iniziato con la preparazione dell'impasto. Per la buccia dei cannoli, sì, intanto vogliamo offrire un po' di vino ai nostri ospiti come antipasto, come aperitivo, così facciamo assaggiare il nostro fashion wine questa sera, come ogni sera, che accompagna questi piatti. Che mi dici tu, Tutto bene? Sì, tutto bene. Mi fa piacere. È una cosa strana. È una cosa strana. Vederlo dal vivo, dici tu, essere qui in studio. Perché sei abituato a vederlo a casa? Sì. Ti piace di più da casa o no? Qui? È bella, è una bella esperienza. È una bella esperienza. Ti ringrazio, ci fa molto piacere. Bene. Così ci seguirai ancora con più incuriosità la prossima volta. Lo seguiamo con mamma e mio fratello. Bravo, guai a perdere una puntata, No, è bello come Ti ringrazio. Oddio. Grazie. Prego. Prego, andiamo pure dall'altra parte. Rossella, volevo dire attiri complimenti, anche sia da uomini, da donne. Sono molto gentili, forse esagerano, comunque sono grazie, gentili. Grazie. Brindo anche io con voi, se mi passi il bicchiere. Ah, ok, grazie. Facciamo un brindisi a questa bella serata. Eccellente. A questa trasmissione anche. Come? A questa trasmissione, benissimo. Fate come se io ho brindato, però purtroppo. Grazie, chef. Okay. Abitudine non bevo mai, bevo solo acqua. Io. Brindiamo noi per lei, grazie. Quindi noi brindiamo a questa bella serata e alla nostra trasmissione, ancora ringraziando tutto il nostro pubblico che ci segue veramente con assiduità. Prego, signor Sebastiano. Allora andiamo avanti con i cannoli. Sì, andiamo avanti con questi cannoli. Io vi ricordo e ringrazio ancora una volta, questa volta voglio ringraziare il signor Alessandro, se non sbaglio, che ha scritto un'email a masterchef@telespaziotv.com chiedendoci alcune ricette in particolare. Quindi io ricordo sia al signor Alessandro che agli altri telespettatori che le ricette sono tutte sul nostro sito. Intanto aggiungiamo un po' di marsala. Grazie. Sì, pronto signora, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a lei, con chi parliamo? Sono Maria. Benvenuta, da dove ci chiama? Da Lido. Da Lido, benvenuta signora, ci dica. Allora, volevo chiedere, in un bicchiere c'è un composto giallo. Sì. È qualcosa che... La frutta candita dei cannoli. Ha capito? Sono i canditi? Sì signora, frutta candita. Ah, sono i canditi. Sì. E poi volevo dire alla signora che si è telefonato prima dicendo che l'olio fa schiuma. Sì. Che fa schiuma perché sicuramente il prodotto che frigge è fatto con le uova. Ah, va bene. E volevo ricordare a Licia che per quanto riguarda i vignette, sì? Se li vuole fare al forno, sì? Può usare la sua stessa ricetta. Ah, lei si riferisce alla domanda che faceva ieri sera Alicia per quanto riguarda sì, i vignè, signora. Sì. Ho capito. Può farli sicuramente al forno, giustamente facendo due giri di pasta vignè, formando la ciambella e aumentando giustamente i tempi di cottura. Ho capito. Ma può fare sicuramente le ciambelle per
San Giuseppe. Va benissimo, la ringraziamo per il suggerimento, signora. Va bene? Grazie, buona serata. Grazie, gentilissima, buonasera. Buonasera, grazie. Ciao. Intanto il signor Sebastiano ha aggiunto il marsala e lo zucchero. E lo zucchero, esatto. Abbiamo messo la farina, lo strutto, il marsala, lo zucchero e adesso mettiamo un pizzichino di sale proprio. Ok. Il sale c'è sempre nei dolci, giusto? Sì, bene o male sì. Una o due prese di sale sì, ci sì, sono c'è sempre. Perfetto, quindi stiamo facendo, vi ricordiamo, i cannoli siciliani con il nostro amico che viene da Catania, Sebastiano Lanzafame. Anche il cognome richiama un pochino la cucina, vero signor Sebastiano? Certo, richiama la fame. La fame richiama, lei la fa passare la fame. Ora aggiunge quindi il sale, un pizzico di sale. Con questi violini questa sera, violino, pianoforte, questa musica rilassante, soft. Ci vuole ogni tanto. Ci vuole, la cucina rilassa anche, è vero signor certo. Sebastiano? Dopo mangiato però. Dopo mangiato. Qual è il suo piatto forte, signor Sebastiano? Non quello in testa. Quello in testa. No, diciamo che ci adeguiamo molto al pesce. Il pesce. Diciamo i piatti di pesce sono... Anche perché sono quelli che, secondo me, soddisfano di più. Ho capito. Il suo pesce preferito, quale pesce preferisce cucinare lei? Pesce spada? No, no, diciamo quanto? Pesce... Spigole, orate, cernie, queste qua. Pescatrici. Signora, buonasera. Pronto? Signor Sebastiano, ogni tanto qualcuno è timido da casa. Beh, capita, no? Anche pronto? Noi siamo timidi. Simone non è, perché Simone ce l'abbiamo qui, quindi non è, quindi possibile, è possibile che sia lui al telefono. Io. Eccola, buonasera signora. Buonasera, salve, sono Teresa da Reggio Calabria. Benvenuta, Teresa. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. È una trasmissione veramente bellissima, innovativa e fatta proprio bene. Non è facile cucinare in 2 ore, fare tutto, però i suoi cuochi sono eccellenti, devo dire. Grazie, è vero, signora Teresa. Quindi, complimenti veramente. Grazie, grazie mille. Perfetto. Da parte di tutti, perché è vero, tutti gli chef che si alternano sono veramente dei bravi professionisti e non è facile neanche cucinare con la telecamera davanti, quindi... No, assolutamente, io credo che sia una cosa molto difficile, loro riescono sempre a essere tranquilli, cioè... Sono veramente bravi tutti quanti. È vero, la ringraziamo per i complimenti, signora Teresa. Le ringrazio con i complimenti, buona grazie. Serata. Grazie mille, buonasera a lei, signora. Buonasera. Ha ragione, signor Sebastiano, lei è un po' imbarazzato. No, no, imbarazzato, quel poco che basta. Ma... Ecco, l'emozione si supera dopo i primi 2 minuti, poi siamo in compagnia dei nostri amici che sono certo. I nostri telespettatori. L'imbarazzo c'è sempre, no? Certo, fa parte del gioco. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Giovanna, da Messina. Da Messina, ho un'amica siciliana, sono benvenuta. Fortunata, benvenuta, bentrovati. Sono grazie. Fortunata, è la seconda sera che riesco a prendere la linea. Oh, meno male, mi fa piacere, Giovanna. Volevo chiedere, sì. La farina 00 o qualche altro tipo? 00. Per i cannoli. 00. Ok, grazie. Cioè, non è la farina normale, bianca, 00. Non semola, né farina per dolci, niente. Okay. Grazie ancora. Saluto mia sorella Tina, sempre lei, ogni sera ti segue. Solo che non è fortunata come me, non riesco a prendere mai la linea. E di dov'è? Anche di Messina, signora? Sì, sì, sono di Messina, pure mia sorella. Ah, bene. Lei è brava a fare i dolci siciliani? Eh sì, abbastanza, abbastanza. Infatti vorrò provare questi cannoli. Ah, benissimo. E poi ti chiamerò. Ecco, brava. E ti complimenterò con lo chef. Ci faccia sapere. Cuore. Perfetto, signora. La ringraziamo. Okay, grazie. Buonasera. 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 Speriamo che li vengano bene. Eh sì, ce lo auguriamo, poi ci farà sapere, quindi sapremo darle degli ottimi consigli. Pronto? Pronto, buonasera signorina. Buonasera. Per piacere, puoi ripetere la ricetta dell'impasto dei cannoli? Come si chiama lei signora? Io mi chiamo Marilisa. Da dove? Da Reggio Calabria. Benvenuta anche a Marilisa. Grazie, grazie. Guardi, se lei ci continuerà a seguire, noi li ripeteremo tra poco, quindi benissimo. Continui a stare con noi, così glieli ricorderemo, va bene? Va bene, grazie. Grazie a lei, Marilisa, buonasera. Grazie, buonasera.
Allora, adesso la pasta è pronta. Sì. Aspettiamo 2 minuti, mettiamo l'olio.